Buongiorno a tutti, eccomi tornata finalmente con un nuovo episodio di The Sims. Nello scorso episodio il commento che ha ricevuto più like è stato quello di WPinguiJ che mi scrive: nel prossimo video puoi decorare la stanza di Sofia, comprare a Leonardo e Emma un chow chow, è un cane che da cucciolo è veramente adorabile e ha molto pelo, e cercare di far riappacificare Emily e Tommy. Mi metti un cuoricino, ti adoro, sei fantastica. Assolutamente sì, ti metto un cuoricino anche a te, grazie mille per tutti questi consigli. Sono già andata a creare il cane di questa razza per Emma e Leonardo, ve lo faccio subito vedere, però l'ho creato, ho sempre fatto una femminuccia, però stavolta l'ho fatta adulta, mentre invece il gattino Zoe è un cucciolo, quindi ho pensato di fare il cane già adulto. Ve la faccio vedere. Ed eccola qua, lei è Cora, è appunto una femmina ed è un cane adulto, così riusciamo a fare, avere qualche interazione in più con i cani adulti, con gli animali adulti rispetto a quelli cuccioli. Per lei ho scelto una voce profonda e le sue caratteristiche sono indipendente, testarda e avventurosa, quindi le piacerà insomma andare ad esplorare il quartiere da sola senza i suoi padroni. E fatemi sapere se vi piace, le ho messo il collarino rosa per quando sta a casa, le ho fatto gli occhietti grigi, il pelo più chiaro sul petto e poi ho mantenuto il classico colore di questa razza che mi piace molto, è veramente super super peloso come cane. E invece per quanto riguarda il look da passeggiata, le ho messo questa pettorina, questo cappottino rosa e grigio che mi piace molto. E poi un'altra cosa che sono andata a fare è quella di creare la clinica veterinaria per Emma, perché quella che c'è già con questa espansione è questa, però mi sembrava veramente troppo grande e quindi ne ho creata una un pochettino più piccola. Quindi direi, prima di farvela vedere, di giocare direttamente, così poi la vediamo insieme direttamente nel gioco. Ed eccoci qua, li avevamo lasciati così a casa, sono le 11 di mercoledì sera, quindi quasi quasi io direi andate subito a dormire, inaugurate il vostro nuovo appartamento magari facendo un po' di fichi fichi e poi direi di dormire. E anche tu Emma, hai bisogno di dormire, però sei a disagio, per quale motivo? Interno freddo, per il cibo cotto al microonde, va bene, niente, e poi dormi anche tu. Nel frattempo abbiamo Zoe che sta mangiando la pappa e Cora che invece è qua fuori. Sta arrivando un messaggio, vorrebbe venire da te per passare del tempo assieme. No grazie, sto facendo altro e poi avrei bisogno anche di dormire un po'. Mi sono dimenticata di condividere nella mia galleria questo appartamento, dopo lo faccio subito, così se vi può piacere potete scaricarla. Però non ho messo nulla per... No, in realtà no, qualcosina c'è, perché c'è già una ciotola, quindi sia per Zoe che per Cora. C'è questo lettino che potrebbe essere perfetto per Zoe perché è più piccolino e questo più grande per Cora perché è decisamente più grande per lei. Però direi di chiamare... Ah, eccola qua, no vabbè, stava già dormendo da sola, ok. Ma li facciamola dormire dentro. Chiedi di sdraiarsi a Cora... E poi anche qua chiedi di sdraiarsi a Zoe. Emma, cos'hai? Sei imbarazzata. Esecuzione scadente per aver fatto del fichi fichi sotto la media. Ossessioni degli animali. Come quasi tutti gli animali, Zoe può rimanere inspiegabilmente ossessionato dagli oggetti in giro per la casa. Sì, lo sappiamo. Dormi, dai, Emma. Vai a dormire. Vediamo se Cora fa le nanne. Mi sa che non ne ha molta voglia, no, infatti. E Zoe invece, eccola qua. Dai, fate le nanne, riproviamoci. Chiedi di sdraiarsi a Cora. No, ho sbagliato, scusa Emma. Facciamolo fare a Leonardo. Chiedi di sdraiarsi a Cora. Emma, tu torna pure a dormire, dormi. Ok. Zoe sta dormendo benissimo. Ora manca soltanto Cora. Dai Cora, mettiti a letto. Mi sa che non ha proprio voglia. Niente.
Dormi e anche tu, Leonardo. Dormi. Ok, quindi per quanto riguarda l'aggiunta di questo nuovo animale, non devo aggiungere nulla in casa perché avevo già preparato praticamente tutto. Ok, si è svegliata Zoe e adesso piange ai piedi del letto. Facciamo passare la notte velocemente. No, guardate dove si è messa a dormire. Ai piedi del letto, guardate come dorme. Che bella che è però. E invece, ah, ok, gli piace dormire fuori allora. Perché anche prima si era messa qui. Bravissima. Sono le 6 del mattino e c'è Leonardo che ha bisogno sia di andare in bagno, quindi usa e poi ha bisogno di mangiare. Quindi vediamo se c'è qualcosa in frigorifero, altrimenti c'è un po' di torta al cioccolato, però no, dai, facciamo colazione. Servi la colazione uova e toast. E poi magari cambiati anche d'abito. Abiti, cambia abito. Ok. Poi dobbiamo far cercare un lavoro anche a lui perché non ha iniziato ancora nessuna carriera. E a parte che di soldi va bene hanno, però mi sembra che sia il caso di iniziare a trovare, insomma, di cercare lavoro. Cora, hai bisogno di mangiare per caso? Offri amicizia, loda e accarezza. Emma sta ancora dormendo, però anche lei ha bisogno di andare in bagno. Facciamo una cosa, vai qui. Poi anche tu cambiati d'abito, abiti, cambia abito, ok. E poi le facciamo cercare, le facciamo comprare la clinica veterinaria, anche se in realtà non è un vero e proprio lavoro, perché possono soltanto acquistare la clinica, però non possono diventare effettivamente dei veterinari. Mi sarebbe piaciuto se avessero introdotto anche la carriera da veterinario, però vabbè. Che bravo Leonardo che è a Ciao Jill. cucinare, molto bene. Magari chiamate qua, riempi tutte le ciotole per animali. Riempi e chiama l'animale Zora, sì, Cora. E c'è Zoe che sta ancora dormendo. Benissimo, vediamo se viene Cora. Emma è diventata amica di Cora. Guardate che spettacolo! È un cagnolone bellissimo. C'è Emma che è ancora a disagio perché il suo cibo non è proprio dei migliori. Va bene, dai. Direi adesso di comprare la clinica. Quindi compra una clinica veterinaria e prendiamo questa che costa alla fine non pochissimo perché viene 37.000 simoleon. Ovviamente ammobiliata. Ed eccoci qua, trasferisci i fondi alla tua attività, fondi dell'unità familiare 19.500, direi di trasferirne 5.000. Conferma il trasferimento. Ok, clinica veterinaria proprietaria. Possedere e gestire una clinica veterinaria è molto impegnativo. Gli animali sono i veri e propri membri della famiglia per tanti sim, che confidano nelle tue cure per farli tornare in piena salute. Per raggiungere l'obiettivo, non mancare di assumere dipendenti qualificati, gestire la tua clinica in modo adeguato e sviluppare la tua abilità veterinaria. Per ulteriori dettagli, segui la lezione sul possesso di una clinica. Ok. Ovviamente al momento abbiamo zero recensioni, bisogna aprire il negozio, però io prima direi impostazioni della clinica, ricarico del prezzo del 100%, pubblicità, pacchetto or 240 simoleon al giorno. Per il momento aspettiamo a fare un po' di pubblicità. Qualità delle forniture normale, impostazione dei dipendenti, gli abiti del veterinario. Allora, io direi, visto che l'ho fatta tutta sul colore del verde e dell'azzurro, di mettere questo per la femmina e questo per il maschio. E questo l'abbiamo fatto. Poi abbiamo gestisci dipendenti, veterinari attuali non ne abbiamo. Selezione in basso un sim da assumere. Allora, vediamo un po'. Lei mi sembra abbastanza esperta. Ed è quella più esperta di tutti, tra l'altro c'è anche Emily, potrebbe essere interessante assumere anche lei. Ma riassumiamo, lei, sì, Emma ha assunto un nuovo veterinario, arriverà per il suo primo turno il prima possibile.
Ok. Ah, però non c'è più Emily. No, peccato, volevo assumere anche lei, ma non mi appare più. Nulla, per il momento assumiamo soltanto un dipendente. E poi invece abbiamo vedere epilogo del turno. Al momento non possiamo vedere niente di più perché ancora non abbiamo iniziato, non abbiamo aperto la clinica. Ok, direi che abbiamo fatto tutto. Prima però di partire vi faccio vedere come ho creato la clinica. L'unica cosa che non capisco, come mai, questo mi sono accorta anche nello scorso episodio, che non si vede più il tetto. Cioè, perché? Perché non mi appare più il tetto, come mai? Boh. Comunque, questa è la clinica. L'ho fatta, come potete notare, quasi tutta sul tono del verde. Questo è l'ingresso. E in questo terrazzo, diciamo, ho messo due panchine e anche un po' di ciotole per gli animali quando arrivano, se vogliono possono mangiare qualcosa, se hanno un po' di fame. Poi ho messo questi due percorsi e li ho posizionati qui perché qua sopra non ci stavano. E qua, come avete potuto notare, ho messo ad esempio questa passerella, queste cerchie dove si può saltare dentro e questo percorso per fare lo slalom. Vedremo i cani all'opera anche in questo recinto. Mentre invece questa è la vera e propria clinica, eccola qua. Quindi abbiamo l'ingresso con la croce, proprio simbolo della clinica veterinaria. Anche qua ci sono gli animaletti, questo sticker, diciamo, mi piace molto, con questo oggetto che non ricordo il nome, insomma, per sentire i battiti del cuoricino. E questa invece è la clinica vera e propria, quindi da questa parte si entra. Ho messo all'ingresso questo tappetino che mi piace un sacco, secondo me è davvero molto molto bello. Poi qua c'è questa specie di cassa, diciamo. Poi abbiamo i frigoriferi, ne ho messi tre, uno qui e due da questa parte. Un divano dove possono sedersi i nostri clienti, quindi i padroni con i loro animali. Un tavolino con un tappeto, anche qua altri piccoli tappetini se i cani e i gattini si vogliono rilassare e riposare. Ho messo questo cartellone gigante che secondo me ci sta davvero un sacco bene. Poi questo è un altro strumento di lavoro, un altro macchinario, qua ce n'è un altro ancora. Su questa parete sono andata a mettere un sacco di stickers dei gatti e dei cani, ho messo una scatola dei giochi e qua invece ho messo i ripiani da lavoro dove insomma verranno visitati gli animali. E in sostanza sì, questa è la clinica. Fatemi sapere se anche questa vi piace, se anche di questa magari volete che la scarico, la condivido nella mia galleria in modo che così voi possiate scaricarla. Comunque, detto questo, io direi di aprire e vediamo come va. Cos'è successo? La clinica veterinaria è aperta al pubblico. Bene, vediamo se arriva qualcuno. Intanto lei dove sta andando? Presentiamoci magari. Chiama da te. Perché ha preso le palline? Avevo messo qua le palline per giocare, ma le sta portando via? Come mai? Ecco, grazie. Gestisci Supria. Che nome particolare, licenzia, loda, chiedi di produrre, paga per la formazione, responsabilità, non pulire, non curare i pazienti, no, chiedi di produrre, tavolo da visita, chiedi di preparare un siero rilassante di livello industriale. Alt, ed ecco qua, abbiamo già un cliente, vediamo un po'. Poverino questo cagnolino, cosa gli è successo? Comunque, al momento... E il proprietario ci sta dando 3 stelle, quindi direi subito di venire qua a fare presentazione. Saluta il paziente e poi facciamo altre scelte. No, vediamo un attimo. Ed ecco qua, cura il paziente. Non so bene cosa abbia Kayan, ma non è niente di buono. Pensi di poterlo aiutare? Assolutamente sì. Vediamo un po'. Presentazione amichevole, vediamo. E poi inizia la procedura o inizia a visitare innanzitutto. Ma tu? Ok, sei cambiata, si è messa in divisa, che bella che è, sta benissimo. Insomma, non è molto contenta, cioè non sembra molto contenta, però vediamo. Poverino. Ecco qua che si abbassa. No, vabbè, che bello.
non ero ancora stata a far visita nella clinica. Risultati dell'esame: sconosciuta, sconosciuta, sconosciuta. Quindi, terapia, oddio, esame. Aspettate, ci sono un sacco di cose. Allora, esame. E misura temperatura, ispezione di pelle e pelo, esamina la bocca, esamina gli occhi, controlla il grafico, ascolta il respiro, ascolta il cuore. Non me ne intendo molto. Terapia, calma il paziente, inietta il siero di livello rilassante di livello industriale. Non hai il siero rilassante di livello industriale alimentare, produce un tavolo per la produzione di farmaci. Proviamo calma il paziente, vediamo. Me l'ha preparato lei. Produci? No. Inventario? No, infatti non ce l'abbiamo. Terapia? Oddio, proviamo qualcosa. Misura la temperatura, dai, vediamo. Acquisita l'abilità veterinaria, la nuova abilità di Emma nelle scienze veterinarie le consente di curare gli animali servendosi di equipaggiamento specializzato come il tavolo da visita o la postazione chirurgica. Sale di livello in questa abilità curando altri animali. Ok, quindi facciamo un altro esame e esaminiamo il respiro, ascoltiamo il respiro, vediamo. Vediamo, qui i tempi di attesa sono stati ridotti all'essenziale, molto bene anche per lui, perfetto. Terapia, no, aspettiamo un attimo, volevo fare esame, controlla il grafico, vediamo. Però anche questa dovrebbe essere salutata. Presentazione amichevole, vediamo. Ok, letargia estrema, pulsazioni lente. Ok, quindi se facciamo terapia, pratica un'iniezione carico antivirale. Facciamo ancora un altro esame prima, tipo esamina la bocca, vediamo. Bene. E proviamo un altro esame, facciamo ascolta il cuore. Vabbè, ma bellissima questa, lavorare come veterinaria. Perfetto, ghiandola della graziosità infiammata, abbiamo scoperto sindrome del cane impacciato, quindi terapia, eccolo qua, spray. Quindi bisogna fare un po' di cure prima di scoprire effettivamente cos'ha il nostro animale. Quindi aspettate, passa alla postazione chirurgica, vediamo. È più lungo del previsto. Vediamo come sta andando di qua invece. Ah, ok, hanno finito tutti e due. Cioè, lui è guarito, ma il mio no. Quindi, poverino, ma non l'abbiamo. Inizia la procedura. No, vabbè, ma non l'abbiamo curato. Com'è sto fatto? Vediamo un attimo qua. Ottimi servizi, ottimi prezzi, perché lui ha pagato e ha finito. Mentre invece il nostro, cosa sta pensando? Il mio animale era piuttosto tranquillo mentre eravamo qui. Ok. Vediamo. Inizia a visitare. Vediamo se riusciamo a... Staremo facendo la cosa giusta, io lo spero. Termina le scansioni, vediamo. Fai uscire, calma l'animale. Inizia a visitare, vediamo. Mi sa che ho sbagliato qualcosa, decisamente, riproviamoci. No, ma questo animaletto che cos'ha invece? Oddio, poverino il gattino. Oh mio Dio. Non sta affatto bene. Ah, è guarita però. Sì,
Brava. Cioè, lei è molto più brava di noi, più esperta, decisamente. E esame. Esamina gli occhi, vediamo. Il paziente è troppo stressato. Calma il paziente. Calma l'animale. Dai, povero, tranquillo. Ti vogliamo curare. Ok. Quindi, secondo un messaggio di Tommaso. No, non posso venire adesso. Esame. Terapia. Allora, vediamo un attimo. Non voglio sbagliare. Terapia. Cono della vergogna. Applicare un cono della vergogna è un modo sicuro per curare qualsiasi malattia, ma l'animale e il padrone non ne saranno contenti. E poi c'è lo spray. Io penso però, se qua il pollice è in su, è perché lo spray è indicato, secondo me. O sbaglio? Ok, finalmente, meno male, grazie. Emma ha sbloccato un adorabile paio di cassette postali ispirate agli animali. Ora può produrre il toffee acquitrinoso e la barretta nutrizionale più fredda dell'azoto liquido al tavolo per la produzione di farmaci. Evidentemente prima avevo sbagliato qualcosa, oppure non gli ha messo effettivamente lo spray. Bene, ora dovrebbe sentirsi molto meglio. Sono contenta, grazie, meno male. Addebita al proprietario, vediamo. Ha però 125 simoleon, sì, molto bene. Salutiamo il nostro cagnolino, accarezza e poi facciamo altre scelte. No, è posto così. Ok, lei anche qua abbiamo finito. Però c'è il gattino che non sta bene, quindi saluta il paziente, vediamo. E poi magari chiudiamo la clinica perché sono già le 4 del pomeriggio. E di qua il gattino, eccolo qua. Di presente Cleo ha assunto un aspetto un po' malaticcio, potresti visitarla? Ma certo. Ultimo animale che visitiamo per la giornata. Vediamo, eccolo che arriva. Ha qualcosa sicuramente alle zampette, mi sa proprio di sì. No, comunque mi sta piacendo troppo questa nuova carriera lavorativa, diciamo, lavorare in clinica. Fatemi sapere se a voi questa nuova carriera lavorativa, diciamo, vi può piacere. Iniziamo a fare un po' di esami, quindi esame e facciamo misura la temperatura e poi magari anche il pelo. Ehi là, calma il paziente. Calma l'animale, perché poi però si può dare il siero per farlo addormentare. Apri, vediamo se c'è, sì, infatti. Metti nell'inventario. Quindi, calma il paziente e inietta il siero, vediamo, perché è un po' agitato, eh. Oh! Benissimo. A questo punto facciamo esame. E ispezione di pelle e pelo, vediamo. Poi esame, ascolta il respiro. Bravo, brava, anzi, perché sei una femminuccia. Esamina la bocca. Occhi secchi, ok. Cosa c'è? Sei stanca? Dai, ancora manca poco. Esame, misura la temperatura. Ok, temperatura alta, piedini cogenti, quindi terapia, spray antiparassitario, ecco qua. Yeah, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo curato Cleo, benissimo, a questo punto addebita il proprietario. E anche qua 125 simoleon. Benissimo. Fatto questo, io direi di chiudere la clinica. Vediamo se riusciamo a terminare di visitare questo gattino. Benissimo. A questo punto direi di chiudere l'attività.
Ed ecco qua, terapie. Abbiamo incassato 625 simoleon, abbiamo però dovuto pagare lo stipendio di 100 simoleon, il costo pubblicitario al momento è di zero perché non abbiamo fatto pubblicità, e nel complesso abbiamo guadagnato 525 simoleon. Direi che è molto bene per essere la prima volta. Al momento le recensioni sono ancora un pochettino basse, abbiamo soltanto 5, abbiamo una stellina e mezzo. E possiamo vedere qualcosa in più? No. Recensione dei clienti. Livello di stress. Prova a tranquillizzare l'animale mentre lo visiti per diminuire il suo livello di stress. Poi l'atmosfera. Prova a ripulire la clinica o a migliorarne l'arredamento. Ed è questo dovuto al fatto che fuori c'era la spazzatura. E tempo di attesa. I tempi di attesa della tua clinica veterinaria sono molto ridotti, il che è particolarmente apprezzato dai clienti che hanno bisogno di cure tempestive. Molto bene, questa è una cosa positiva. Però abbiamo due cose da far crescere, da migliorare. L'atmosfera, quindi il negozio, la clinica un po' più pulita, e calmare di più i nostri pazienti. Direi di tornare a casa. Vai a casa. Ok, fatto questo, direi che con loro possiamo anche terminare qua. Vediamo dov'è Cora. Eccola qua che sta mangiando. Magari facciamo una cosa e intraprendi un'avventura insieme. Ti interessa esplorare, viaggia con il tuo cane e vedi cosa trovi. Dai, proviamo qua e poi chiudiamo l'episodio magari andando ad arredare la camera, la nuova casetta, diciamo, di Sofia. Cora è una cagna avventurosa, attenzione, dopo una notte trascorsa in giro per la città potrebbe tornare con qualcosa in più. Bene. Ah, però non possiamo andare con loro, ok, infatti no, niente. Leonardo invece è qua che sta leggendo, ok, e invece Zoe, eccola qua, accarezza. E poi magari facciamo... gioca con il puntatore laser e che problema c'è? L'avventura ti aspetta, è il momento di un'avventura. Cora annusa l'aria e individua tre percorsi distinti. Distratta da odori in tutte le direzioni, Cora ha bisogno di aiuto per decidere. Da che parte devono andare secondo Emma? La piazza cittadina, il faro, il pontile dell'uomo baffuto? Il faro. Appena Emma dice di sì, Cora parte a razzo. Sembra che il sentiero conduca al vecchio faro di Brindleton Bay. Nella cittadina circolano voci su un inquietante cane fantasma che infesterebbe la baia. La signora Cabtree dice che lo si può scorgere a tarda notte, intento a ululare dalla vetta della torre. Si tratta senza dubbio di superstizioni, pensa Emma. Ok, comunque volevo fare... E cosa c'è? Che problema c'è? Perché secondo me ho bisogno di mangiare o di qualcosa di simile. Ancora, il faro. I due entrano nel negozio di souvenir e centro turistico del faro di Brindleton, dove un uomo anziano dai capelli bianchi vende cartoline. Li vede, il suo sguardo si illumina. La vetta del faro è sempre aperta per ammirare i migliori panorami della baia, ma sto per andare in pausa. La prossima volta vi accompagnerò per parlarvi un po' della sua storia appassionante. Con queste parole gli fa imboccare all'uscita, da cui Emma osserva il faro un'ultima volta, prima di dirigersi verso casa. Ok. Dirigiti verso casa. E tu, Zoe, cosa hai? Cosa c'è? Che problema c'è? Te l'ho appena chiesto. Sembra che tu abbia bisogno di attenzioni. Urgono carezze e coccole. Accarezza. Ha bisogno di coccole. Che dolce. Forse è arrivata anche Emma, esatto. Quindi Emma chiede di sdraiarsi a Cora. Quindi abbiamo Zoe che sta dormendo. Leonardo, idem. Emma si sta facendo il bagno. E Cora... non ne vuole sapere di dormire, chiede di sdraiarsi a Cora. Vediamo cosa fanno loro, i due animaletti da soli, perché stanno andando a dormire, ormai stanno dormendo tutti e due, esatto. Ok, Zoe va puntualmente sul tappeto ai piedi del letto a dormire, guardatela, come prima. E Cora invece dorme fuori, ok, abbiamo capito che le piace dormire fuori, bene. Fatto questo, io direi di chiudere, tra virgolette, l'episodio, andiamo a sistemare un attimo... La casetta di Sofia. Ok, ed eccoci qua. Cambiamo però i colori interni e direi di farli così giallo con i pinguini. Sì, carino. E la parte del sopra
palco la farei sempre così, quasi quasi, vediamo. Sì, dai, non sta male. Poi facciamo subito la parte del soppalco, poi andiamo nella cameretta e mettiamo allora questo cassetto, signor Bao e signora Miao. Per una bimba è carino secondo me, questo sul rosa. Poi letto mettiamo questo così, che si abbina perfettamente, e anche il comodino a questo punto mettiamolo qua. Poi mettiamo una luce, questa è carina ad esempio, mettiamola qua nell'angolino. Poi qua magari mettiamo una scrivania, così può fare i compiti. Mettiamo questa qua, dai, semplice. Una sedia e mettiamo, ci sta, molto carina. E poi andiamo al computer, se no questo qua è un po' più grande, più o meno, dai. Ok, e mettiamo qualche decorazione, 1 e 2. Qua sopra la cassettiera potremmo mettere, vediamo, qualche oggetto decorativo, diciamo frusaglie, e cesto da bagno solo per me. Ma sì, dai, questo qui. Mettiamo lo zaino per la scuola, rosa ovviamente, questo magari mettiamolo qui. Poi che altro possiamo aggiungere? Ho praticamente tolto tutto il materiale personalizzato, mettiamo dei profumi. Ok, dai. Poi da questa parte, questa parete che mi sembra un po' vuota, possiamo riempirla con qualcosa di carino, tipo, non so, la freccia che indica che bisogna scendere. Ma sì, dai, facciamo così, mettiamo l'unicorno, però togliamo questa e mettiamo l'unicorno qua. C'è anche di altri colori, rosa. Ok, dai, lasciamo così, se no se il tappeto lo mettiamo tipo qua, forse è meglio. Sì, infatti. Allora ragazzi, dai, più o meno l'ho sistemata, più o meno, non è niente di che, cioè non mi convince tantissimo, cioè la parte sopra mi piace molto, però la parte sotto sarà forse le scale qua proprio all'inizio, subito all'ingresso, la parte qua un po' stretta che non so come sfruttare, a meno che metto il tappetino di Mia, magari lo mettiamo lì in fondo, tipo qua, però mi sembra un po' alle strette. Poi c'è, ho messo la scatola dei giochi, a questo punto spostiamo la ciotola, mettiamone due, una per l'acqua e una per la pappa. Ok, qua andiamo in bagno così, molto molto semplice. Poi alla fine ho messo qua il divano perché lo preferivo, il televisore su questo tavolino e dietro ho messo il camino, mentre da questa parte non ho messo niente perché non saprei cosa mettere, magari un quadro, però anche di quelli, non avendo più niente di materiale personalizzato, ho cancellato, cioè praticamente non c'è niente che mi convince. Potremmo mettere delle nuvolette, ma neanche. Un calendario degli animali, dai, mettiamo il calendario. E poi direi che magari questo di qua, e ok, può andare. Sì, no, non mi convince, più che altro non mi convince la parte sotto. E poi ovviamente mi sono dimenticata di mettere il pavimento. Mettiamo questo più chiaro, sì, così un po' più caldo, un ambiente un po' più caldo. Ok, fatemi sapere voi cosa avreste messo, tipo magari qua sotto le scale o anche da questa parte, che comunque non mi convince al 100%. E niente, dai ragazzi, io direi che questo episodio può anche terminare qua. Come sempre, se il video vi è piaciuto mi invito a mettere un bel pollice in su e vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi tutti i miei prossimi video. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!